e gli occhi neri, gli occhi del diavolo. Ciao a tutti cari amici del canale, ben ritrovati per questo nuovo video unboxing, un breve video unboxing dedicato a un prodotto che mi è appena arrivato da Amazon. Ho fatto questo ordine tramite Amazon.it, ma è stato spedito da Amazon UK senza spese doganali, quindi non abbiamo problemi, diciamo, di costi extra da pagare all'arrivo, nonostante siano magari prodotti provenienti dal Regno Unito. Il prodotto in questione è qui all'interno di questo pacchettino, prodotto uscito in commercio proprio in questi ultimi giorni, insieme anche ad un altro prodotto che però per il momento non ho ordinato. Allora, questo prodotto è Virus, l'inferno dei morti viventi, pellicola girata nel 1980 dal regista Bruno Mattei, sceneggiatura scritta in collaborazione con Claudio Fragasso, pellicola appunto girata nell'80, che io avevo già visionato più di una volta, perché comunque per chi ama questo sottogenere di film non può non aver visto una pellicola girata appunto dall'artigiano Mattei. È sicuramente un piccolo gioiellino, un piccolo classico del cinema horror trash anni 80. Questo appunto inizia anni 80, era già uscito per la 88 Films diversi anni fa nel formato Blu-ray 1080p, c'erano anche diversi contenuti speciali, niente male come edizione, era l'uscita numero 35 della Italian Collection. Mentre adesso la 88 Films ha sfornato anche l'edizione 4K. Quindi se qui in Italia purtroppo questo genere di film non esce nemmeno in Blu-ray, se siamo fortunati escono in DVD, all'estero escono addirittura in 4K. L'altro titolo è invece il film di Ruggero Deodato, che è La casa sperduta nel parco, anche quello appunto uscito in 4K, però di quello poi lo faremo più avanti un bel video unboxing quando mi arriverà. Adesso questo prodotto lo spacchettiamo insieme perché ci sono anche diversi contenuti speciali, tutti curati dal grande Eugenio Ercolani, quindi adesso cambiamo angolazione e spacchettiamo questa edizione della 88 Films. Bene, allora ecco qua, spacchettiamo insieme il prodotto dal cellophane, quindi a mio parere comunque un importante upgrade per chi sostiene, per chi ama questo genere di film. Uscirà anche il film Le notti del terrore di Bianchi, e Tentacoli, insomma usciranno un bel po' di titoli italiani nei prossimi mesi grazie alla 88 Films, che veramente ci sta dando dentro anche con i prodotti 4K. Ricordo che è uscito anche Cannibal Holocaust 4K, anche se quel film non ha la traccia italiana, a differenza invece di Hell of the Living Dead, che è il titolo internazionale, ha anche la traccia italiana. Molto carino l'artwork utilizzato per questa sovracopertina. Questa è la costina, sempre con il titolo inglese. Giriamo un po' e qui vediamo un po' le varie caratteristiche. Edizione che include, oltre alla limited slipcase, all'interno c'è anche il poster curato da Graham Humphreys, il booklet con le note scritte da Francesco Massaccesi, poi abbiamo un nuovo master 4K dal negativo originale, HDR, traccia inglese 2.0 LPCM mono, ma quindi abbiamo anche la traccia italiana in 2.0. Poi abbiamo un commento audio con lo storico Eugenio Ercolani insieme a Troy Howard, ovviamente in lingua inglese. Poi abbiamo Beauty and the Dead, un'intervista con Margie Newton, questa dovrebbe essere in lingua inglese. Poi invece abbiamo Poor Zombies, che è un'intervista fatta da Eugenio Ercolani a Claudio Fragasso in lingua italiana. Poi abbiamo Vincent and Clyde, che è un'intervista fatta nuovamente a Claudio Fragasso di recente, nel 2022. Poi abbiamo Writing the Dead, che è un'intervista con Rossella Drudi, la co-sceneggiatrice, nonché anche moglie di Claudio Fragasso. Di solito quando ci sono i contenuti speciali e vengono intervistati entrambi, di solito, quindi stanno molto spesso insieme durante le interviste. Poi abbiamo Attack of the VHS Zombies, original trailer, e poi abbiamo la copertina reversibile all'interno. Mi avvicino un pochino così possiamo leggere per bene anche le specifiche tecniche audio-video.
durata 101 minuti. Togliamo la Marai dalla slip. Quindi qui abbiamo lo stesso artwork presente sulla slip, Zombie Creeping Flesh, e questo è il retro. Abbiamo all'interno anche il booklet, quindi è il poster, e i due dischi. Visto che la Marai è nera, non dimentichiamoci anche della copertina reversibile, come mi è successo anche in passato. Qui abbiamo quest'altro artwork che dovrebbe essere molto simile a quello che abbiamo all'interno della vecchia edizione. No, mi sbaglio, avevamo proprio un artwork differente. Sì. E niente, questo invece è l'artwork alternativo con il titolo Virus. Quindi qua comunque possiamo anche dare un'occhiata ai contenuti speciali presenti invece nella vecchia edizione. Quindi abbiamo Margie Among the Living Dead, che è un'intervista fatta a Margie Newton. Non so quindi se sia la stessa intervista, questo andrebbe poi visionato, però vedo che c'è un titolo differente. Qui c'era Beauty and the Dead, quindi presumo sia un'intervista più vecchia del 2017. Poi Hell on Earth, intervista fatta a Claudio Fragasso. Insomma, qui avevamo due interviste, mentre qui abbiamo qualcosa in più. Rimettiamo la cover all'interno della Marai e dedichiamoci invece adesso ai contenuti cartacei. Allora, quindi abbiamo il booklet con varie immagini del film. Qui abbiamo quindi delle note curate da Francesco Massaccesi, Apocalypse Cannibal, è uscita in commercio anche edizione francese e anche quella spagnola. Entrambe le edizioni dovrebbero avere comunque la traccia italiana, però questa edizione è veramente, a mio parere, quella definitiva. E qui abbiamo la VHS inglese. Diamo un'occhiata anche al poster. Come da prassi abbiamo un'ottima carta, anche bella spessa, sempre nel formato A3. Qui abbiamo l'artwork quindi della 88 Films, presente anche sulla slip. E questa invece è quella alternativa, con il titolo italiano Virus, con le musiche curate dai Goblin. Non vedo questo film comunque da quando acquistai l'edizione in 1080p della 88 Films, quindi lo rivedrò molto volentieri. Rimettiamo tutti i contenuti all'interno. Voilà, vi ricordo che il prodotto è ancora disponibile. Attualmente lo troviamo a un prezzo intorno ai 31 euro, io l'ho pagato 29 e qualcosa, però il prezzo sale e scende. A differenza invece dell'edizione del film di Deodato, La casa sperduta nel parco, quello invece il prezzo è aumentato abbastanza velocemente. Inizialmente c'era il pre-order a 27 euro, adesso lo troviamo anche a 35, 40 euro, dipende quando torna in disponibilità, venduto e spedito da Amazon, quindi anche quello vi consiglio di tenerlo sott'occhio. Appena scende di prezzo potete acquistarlo, a mio parere, perché è un altro film che merita abbastanza. Bene, quindi questo video unboxing dedicato a questa edizione della 88 Films in 4K del film Virus, l'inferno dei morti viventi, termina qui. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale vi potete iscrivere, attivare anche la campanella, in questo modo non appena verrà caricato un nuovo video sarete subito avvisati. Grazie ancora e alla prossima.